Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata nella storia della pizza, ma ragazzi miei, benvenuti quindi in questa nuova puntata. Allora, scusa puntata, ci siamo messi un attimo qui a completare il Pokédex. Abbiamo fatto vedere che abbiamo completato tipo i primi 9 posti, che sono principalmente 3 starter, quindi Bulbasaur, Charmander e Squirtle. E oggi vorrei arrivare, se riesco, fino a Pidgeot. E so anche come arrivarci, perché alla fine non dovrebbe essere così tanto difficile. Però vorrei comunque portare, almeno, avete qui in squadra, il nostro Arcanine e il nostro Porygon almeno verso il 100, perché ci mancano ancora 2 medaglie, ragazzi, ricordiamoci questa cosa. E mettete nei commenti che forse mi conviene fare una stanza soltanto per questa medaglia finale, anche perché è la medaglia finale, quindi se la merita. E in effetti avete forse anche ragione, quindi dovrò trovare un posto adeguato, credo di partire da qua, anche perché questo dovrebbe essere più o meno il posto adeguato, quindi di qua, per creare una stanzetta solamente per la medaglia nuova e per tutto ciò che comunque ci andrà lì. Credo di fare tipo un mini altare che dovrà sostenere la medaglia e che ci farà vedere cose belle. Quindi spero vivamente che riesca ad uscire bene. In ogni caso, la faremo quando avremo l'ultima medaglia. Non preoccupatevi, in ogni caso è anche presto, quindi tranquilli. Allora, per i prossimi diciamo membri del Pokédex abbiamo da fare un po' di cose. Prima di tutto dobbiamo trovare un Weedle e fare un'evoluzione fino ad arrivare a Butterfree. E poi c'è anche da trovare l'altro Pokémon coleottero di prima generazione. Non mi ricordo se Weedle era il primo, mi sa che Weedle è il secondo, sì, quindi devo trovare l'altro che adesso non mi viene il nome. E credo di poter ritrovare, forse, perché mi ricordo qualcosa del genere, nel Warp del Grindr. Nel Warp del Grindr in genere troviamo un sacco di roba di questo tipo, quindi dovremmo trovarli. E dovremmo andare più che altro nel 2, perché nel 2 ci sono un po' di mob più facili da trovare, più che altro dei mob, in questo caso dei Pokémon, che sono tipo lasciati un po' a loro stessi. E infatti vedete lì c'è un Beedrill, credo, sì, c'è un Aggron bello bello grande. E hanno in testa un Beedrill lì, e se non lagga. E forse ci sarà qualche altra cosa qua vicino. Vediamo un po', c'è un altro Pidgeotto, c'è un Turtwig, però non ci interessa molto. E di qui ci sono... Ok, eccolo là, vedete ragazzi, un Caterpie, eccolo qui che volevo, 45 sto Caterpie, sei serio? Abbiamo un Caterpie 45 e un Pidgey 45, peccato che abbia dimenticato le mie Pokéball, quindi dovrò tornare indietro a recuperare. C'è anche un Weedle, perfetto ragazzi. Proviamo quindi a fare la prima cattura di Caterpie, anche se non credo di riuscire a farlo subito con una Mega Ball, cioè una Mega Ball, più che altro con una Pokéball che c'ho al momento, anche perché insomma sono un po' troppo grandi questi. Mi sarebbe servito qualche cosa un po' più piccino in termini di livelli, ma forse ce la facciamo, vediamo un po' se ce la facciamo in qualche maniera. Niente. Vedete, quelli che scompaiono è perché in realtà sapete che quando vai a catturare un Pokémon, tipo soprattutto in questi warp, scompaiono subito quando non vengono presi. Quindi è un po' una merdata. Più che altro non è che scompaiono veri e propri. Ok, ho preso un Weedle. Sì, ho preso Weedle, non è che scompaiono veri e propri, come stavo dicendo, ma è un piccolo problema proprio di bug relativi a sto coso, sto pezzo di mondo dove stiamo adesso. Vediamo se riusciamo a catturare questo PJ. Ok, ho preso PJ, quindi abbiamo Weedle, PJ. Ora ci deve solamente quindi trovare, appena riesco a volare magari, mi sa che devo fare un altro giro, il nostro piccolo Caterpie, perché è l'unico che ci rimane, vero? Vedete qui c'è comunque un sacco di anche starter. Infatti la cosa buona è arrivare qui per prendere gli starter di seconda e terza generazione, anche di quarta, perché ci sono davvero un sacco se ne trovano di starter qua, anche se non dovrebbero stare qua. Lì ci sono dei Butterfree che non so comunque di se prenderò, perché alla fine basta fare 2 livelli sui miei Pokémon e siamo a posto. Forse mi conviene fare di nuovo Warp, andare nel Grindr, 2 di nuovo, perfetto. E ci andiamo a prendere un Caterpie che dovrebbe essere un po' più avanti, se riesco a trovarlo. Forse mi conviene non tanto scendere dalla postazione dove sono adesso, se no vado a perdere comunque il coso. Ok, qui avete Trenigrum, livello 45, c'è uno Snivy. E dovrei trovare un Caterpie. Caterpie, dove sei? Eccolo là, ho visto. Vieni qua, Caterpie. Livello 45 stavolta. Aspetta che l'ho missato. Caterpie, ah, ma dice se riesco a beccarlo, magari. Ok, l'ho beccato, vediamo un po' se riesco ad entrare. Uno. Due, ma niente, è scappato ragazzi, merda. Caterpie merda, non vuole farsi beccare. Vediamo se ce la facciamo adesso con un'altra Mega Ball. Uno, due, tre, no, merda. Caterpie schifoso ragazzi, non vuole entrare. Qui ci sono Aron, ci sono gli Spheal che poi diventano gli Spheal. No, sono Spheal sempre qua, è vero, questo è proprio enorme. Questo è minuscolo. Guardate la differenza tra le dimensioni dei vari Spheal. E niente, mi serve un Caterpie, però non riesco a trovarlo. Questa è una bella cosa, anzi brutta in realtà. Forse ci conviene andare a fare evolvere prima i Pokémon e poi trovare un altro Caterpie. Mi sa forse sì. Perfetto,
Per fare questo dobbiamo o votare o prenderci il kit daily. Io ho dato tanto per il kit daily, tanto abbiamo tipo 3 caramelle rare, perfetto. Andiamo a posizionare questa roba qui dentro, che tanto non ci interessa, anche le pokeball, perché tanto ho soltanto delle megaball, perfetto. E andiamoci quindi a prendere 2 Pokémon che abbiamo preso comunque adesso. Tipo mi serve PJ, ok, quindi lo metto al posto di Lucario, Lucario lo metto io qua. E mi serve un Weedle. Ho Metapod, però non ho Weedle. Bella merda. Mettiamo al posto del Arcanine, perfetto. Allora, andiamo un attimo. Vieni qua, Arcanine, metti qua. Perfetto. E ok, siamo quindi a 2, ragazzi miei. Ora che facciamo? Buttiamo un attimo qui PJ velocemente. Ok, gli diamo una caramella rara e quindi diventerà un PJ8. E noi va bene così, perché in realtà noi abbiamo soltanto di PJ8 adesso, perché abbiamo già PJ8 che abbiamo preso in realtà all'inizio. Perché dovete sapere che tipo c'è il free PJ8 che ti permette di volare all'inizio del server. Quindi è una gran figata, perché tipo era a livello 1 col PJ8. E forse ce l'abbiamo ancora, l'abbiamo buttato, non me lo ricordo. Comunque, eccoci comunque qua con PJ8. Adesso l'evoluzione. E già a livello 45, quindi è tanta roba in realtà, se vogliamo mettere a questo punto di vista. Perché non abbiamo avuto un PJ8 più forte di questo. E lo andiamo a inserire ovviamente nella zona delle cose strambe che abbiamo fatto evolvere. Quindi lo mettiamo qui dentro. E stessa cosa per quanto riguarda Weedle, ovviamente, ragazzi. Quindi Weedle buttato qua. Buttiamo una caramella rara. Ok. E lui diventerà adesso, con una caramella rara, diventerà Kakuna. E quindi diciamo quel Pokémon un po' odioso che è sempre rottura di palle perché fa una forzatura merda. E tu magari quando sei all'inizio con un PJ usi attacco d'ala, che comunque è di tipo fisico, se non ricordo male. Giusto, dovrebbe essere così, credo, attacco d'ala tipo fisico. E quindi hai problemi. Mentre se usavi tipo un Charmeleon, avevi Ember, quindi sti cavoli di Kakuna che si faceva rafforzatore. Ok, Kakuna, insomma, è uguale. Ok, e questo ovviamente era un bellissimo fantastico Bedrill. Potevamo già catturarlo tranquillamente se volevamo, ma infine voglio comunque farlo in questa maniera. Quindi lo prendiamo subito Kakuna. E ora, magari se decide di stare un po' fermo il piccoletto, lo facciamo diventare anche un bellissimo fantastico Bedrill. E quindi abbiamo fatto altre 3-4 evoluzioni, cioè 4 diciamo catture per il nostro Pokédex. Quindi mettiamo un attimo questo anche qua, in mezzo alle altre catture, perfetto. E ci siamo, quindi anche lui lasciato lì alla sua cosa. Mi conviene forse, sapete che farei che cosa? Sistemare un po' di cose qui, così siamo sicuri di trovare i Pokémon che ci interessano. E mettere i Pokémon più importanti per me qua, così sono sicuro che siano qui e non danno problemi. Ok, ora vediamo il Pokédex come siamo messi, ragazzi. Abbiamo alla fine fatto Blastoise. Adesso ci manca la prima evoluzione, che sarebbe Caterpie. Poi la seconda evoluzione, che è Butterfly. E poi ci abbiamo Weedle, Kakuna, Bedrill, PJ, PJ8 e Pidgeot. Dopo viene Rattata e Raticate. Quindi questo anche credo di poterli trovare forse vicino alla zona addirittura del warp del grinder. Solo che dovrò trovare tipo se è vero oppure no qualcosa. Comunque ne ho ridotto a vedere se riusciamo a catturare un altro Caterpie stavolta, magari a livello un po' altino. E se vogliamo possiamo anche addirittura fare un Wonder Trade con uno di questi Pokémon. Tanto non è che ci interessa molto alla fin fine. Quindi Caterpie, se riesco a beccarlo, la mia Pokéball è scomparsa. Qui non saprò mai se l'ho catturato oppure no, sapete? Non lo saprò mai. E l'ho preso in realtà. Beh, GG, ok. Detto, lui c'è benissimo. E ce l'abbiamo. Quasi quasi volevo prendere anche un Butterfly, visto che ci sono. Perché tanto fate caso che non dovrebbe essere un problema. Forse mi conviene fare da capo un warp. Questo è un problema grande, perché in questo server, comunque nella 1.7.10, c'è un problema di spawning dei Pokémon. Tipo ti faceva vedere che c'erano dei Pokémon, però poi non te li faceva catturare, così così. Lì c'è un Charmander bello altino. Immaginate quanto diventerà un Charizard. Diventerà tipo enorme, abnorme, e distruggerà tutta la vita del mondo. Ok, allora ci serve in questo caso catturare anche un Battlefield, visto che ci sono. Tanto, cioè, a sti cavoli che devo fare l'evoluzione. Mi serve soltanto Caterpie e Battlefield. Battlefield, sì, Battlefield, però devo Battlefree. E catturiamo quindi, vediamo un po' Battlefree. Allora, 1, 2. E non l'ho preso, porca vacca. C'è un altro lì. Forse mi conviene fargli un po' di danno con Porygon, sapete? Vieni qua, fatti danno con Porygon. Porygon, fagli... Porygon gli fa il culo con tutto, sinceramente. Tripletta, forse non lo sciotta. Merda, Tripletta l'ha sciottato. Maledizione. E non ce ne sono, ragazzi miei. Ok, forse mi conviene votare, così da fare un po' di caramelle, sapete? E mi sa tanto di sì.
Ok, scherzavo ragazzi, a questo punto mi conviene tipo fare direttamente con Caterpie, più che altro combattere e poi fare Caterpie e quindi recuperare un po' di roba. Quindi se riesco a fare slash gift, mi prendo giusto qualche boss battle, prima di tanto abbiamo un sacco, tipo 58 ancora. Eccolo qua, un execute, quindi lo buttiamo giù con Dragon. Prima ho dato comunque a Caterpie tipo la cosa per poter subito evolversi e quindi condividi esperienza. Quindi dovrebbe fare comunque almeno due livelli, manco uno. Forbice X, ammazza Forbice X, potrebbe essere interessante per un Pokémon Coleottero che vorrei prendere in futuro. Anche se per ora il mio team ha tutto necessario, quindi Forbice X forse non serve molto. Ma non hai fatto neanche un livello? Fai schifo Caterpie. Andiamo quindi con un altro gift, un altro open di boss. Se ora riesco a trovarlo, porca vacca. Quanto odio quando si lagga, quando lagga ragazzi non si vede più il boss. Dov'è? È tipo qua dovrebbe essere, una cosa del genere. Però più che altro riesco a trovarlo. Maledizione, dov'è? Dov'è sto Magmar? Non lo vedo, bella merda. Forse mi conviene fare direttamente un triplo ragazzi a questo punto. Quindi gift in questa maniera. E ci giftiamo quello triplo, che qui dovrebbe uscire tranquillamente. Abbiamo un Beldrum. Allora, Beldrum, guarda, se ti faccio oltraggio dovresti morire, su questo non ci sono dubbi. Ok, beh in realtà non è morto con l'oltraggio. Maledizione, takedown ha fatto. Ci sono due Pokémon di tipo, oddio. Ah ok, ci siamo, quindi Caterpie adesso dovrebbe evolversi, perfetto. Spero che quei boss non vadano via, perché sennò la gente se mi aveva a uccidere. Amici, non andate via, state là, bravissimi. Quindi adesso facciamo evolvere Caterpie in la sua evoluzione subito, che sarebbe non Kakuna, l'altro, non mi ricordo il nome, Maisione. Quanto odio sti Pokémon Coleottero. Credo l'unico potente sia, beh in realtà ora che ho le mega evoluzioni forse anche i Pokémon normali sono potenti questi qua. E il problema è che ragazzi questi qua sono Pokémon di tipo ghiaccio, quindi bella merda, cioè nel senso, vediamo un attimo se Swinub forse lo riesco a buttare giù, ah no, questo lo riesco a buttare forse con terremoto, e non lo so, bella domanda. Earthquake fa male, ok, ricordavo bene allora, però che si fa un tipo ghiaccio mi fa il doppio danno, quindi spero che non lo faccia, ma sei tipo ghiaccio, perfetto. Metapod ha fatto un livello, perfetto, quindi adesso si evolverà nella sua evoluzione finale, quindi Battlefish ce l'abbiamo. Ci manca da fare l'ultimo della puntata, che sarebbe il nostro Raticate, quindi trovare un Rattata velocemente qua vicino e farlo evolvere in Raticate. Quindi siamo arrivati a tipo 18, una cosa del genere, quindi abbiamo fatto tipo già i primi 20. Vedete, allora ovviamente i primi leggendari erano più difficili da fare, ma adesso è molto più facile fare le cose. E quasi quasi però batto anche lui, così mi faccio un po' di roba. Anzi faccio così un attimo. Non posso scappare da questi boss, maledizione d'oltraggio. E no beh in realtà, ahia, avete Ice, quanto mi ha fatto male. Ok, mi conviene farmi terremoto. Lo sapevo io, me l'ha shottato. Porca vacca, lo sapevo io. E Porygon tu dovresti riuscire a fargli iperraggio e shottarlo forse, se non muori prima. Ah, sì, bravo, grande, grande Porygon. Fatto più livelli anche Porygon, perfetto. Abbiamo un sacco di roba decente. E ok, quindi abbiamo anche fatto Battlefield. Ora lo lasciamo dentro il nostro PC e andiamo a trovare Rattata. So che comunque molti di voi volevano anche che io facessi leggendari. E infatti, ragazzi, per arrivare ai leggendari dovrò farli. Ho tentato di farli tutti e tre nello stesso momento. Quindi sì, lo farò. Visto che comunque ho già un orb abbastanza messo bene di globo famigiante. Ho bisogno ovviamente di trovare i tre cosi, i tre altari. Ma credo che molti siano stati già presi nel server, quindi dovrò forza comprarli tramite diciamo i soldi o tramite coin. E per fare quello ci vorrà un pochetto, quindi saranno una delle cose finali che faremo nel server, quindi non preoccupatevi, li prenderemo però, perché sono importantissimi per noi e per tante altre cosette. Quindi non è una cosa urgentissima, lo sapete, però dobbiamo farlo perché ve l'ho promesso e lo faremo. Posso comprare da qua Rattata, quasi quasi lo prendo perché 5 crediti, tanto sti cavoli. Non so nemmeno quanti soldi ho tipo in questo momento in termini di punti, 148, quindi abbiamo Rattata ragazzi tranquillamente. E adesso dobbiamo soltanto farlo evolvere, questo significa che dovrò far spawnare un boss qua vicino. E per far spawnare un boss dovrò comunque dargli con di esperienza, che però ho lasciato dentro al mio piccolo posto qua nel PC, perché tipo l'ho dato a nostro Butterfree, invece devo prenderlo, perfetto. Quindi lo prendiamo, scusate ragazzi, appena che qualcuno lo droppa, perfetto. Lo diamo a Rattata, quindi tranquillamente qualcuno lo voleva fottere, te pareva. Ok, e mettiamo lui qua, perfetto. Andiamo quindi a expire il nostro piccolo Rattata. Rattata sta salendo un sacco di livelli perché tipo ci sono solo rock. E adesso dovrebbe salire al punto giusto in seguimento. Posso di focare l'energia, iperzanna, che figo iperzanna, passo di azione. E sbrigo attacco, beh ci sono un sacco di mosse interessanti qua in effetti. Sgranocchio pure.
La madonna, quanta roba impara questo qua. Abbiamo preso pure Fossa, bello. Ok, si evolve quindi in Raticate. E per ora direi che abbiamo finito i Pokémon da fare oggi in sostanza. Dovremmo aver raggiunto tipo i 20, credo, di Pokémon. Adesso ce ne mancano ancora 130. So che sono tanti, però alla fin fine sono comunque abbastanza come Pokémon Go. Alla fin fine, quindi devo farne ancora un sacco di catture. Eccoci qua con Raticate. Ciao, bello Raticate. Molto bruttino in realtà come texture. E siamo sì al 20, ragazzi, con Raticate. Ora ci siamo gli altri, vedete, tipo ce ne sono un sacco, quindi ci vorrà parecchio. Non male che abbiamo almeno Aerodactyl, ce l'abbiamo già. C'erano soltanto altri fossili che dobbiamo ancora trovare, ma quello non è un problema. Quindi ragazzi, io per ora vi saluto, ci vediamo presto a una nuovissima puntata della serie della Pixmo. Come sempre vi invito a lasciare un bel like se volete nuovi episodi di questa serie. Da noi è tutto, ciao ciao, e alla prossima puntata. Ciao ragazzi, prossima puntata andiamo a combattere la prossima palestra, non preoccupatevi. Ciao ragazzi.